Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video continueremo a essere sulle Spirit Fairy. In questo episodio vedete che ci troviamo con la nostra Polo in borghese, ragazzi. Vedete, siamo completamente nascosti. Non sembra assolutamente un'auto della polizia, ma in realtà è un'auto della polizia. La utilizzeremo oggi per non farci beccare, tra virgolette, dai civili, per essere un po' più tranquilli, per vedere come effettivamente stanno le cose. Perché sapete, quando voi incontrate un'auto della polizia per strada, vi comportate leggermente differentemente, cercate di stare un po' più attenti a quello che fate. Ma oggi invece andremo in giro e cercheremo effettivamente di rispondere a qualche chiamata che magari ha bisogno di un certo tipo di riservatezza. Quindi eccoci qua, ragazzi. Abbiamo il nostro distintivo, naturalmente. Abbiamo la pistola, l'arma, tutto quello che ci serve. Ma vedete che non siamo riconoscibili. Quindi io direi che saliamo a bordo della nostra Polo. Vi faccio vedere adesso effettivamente com'è fatta. Vedete, dentro è completamente una Polo normale. Ovviamente abbiamo lo schermo in realtà con il computer della polizia, perché se noi apriamo abbiamo il computer della polizia. Adesso lo controllo velocissimamente, perché abbiamo dei, vedete, dei casi alla corte che dovevamo vedere dagli ultimi episodi. Vedete, questi sono tutti quanti. Se li volete leggere, ve li faccio vedere tutti. Potete fermare il video e vederveli tutti. Ma in ogni caso, oltre a questo, non c'è proprio nulla. Vedete che sembri un'auto della polizia. Ma ovviamente abbiamo le sirene e i lampeggianti. Quindi, se mettiamo i lampeggianti, vedete, possiamo attaccare sopra il tetto il lampeggiante singolo vero e proprio. Si attivano anche quelli davanti alla griglia, che sono gli unici che si vedono effettivamente. E poi, naturalmente, abbiamo le sirene e tutte queste cose qua. Quindi, ragazzi, adesso direi che rispondiamo a qualche chiamata. Vediamo cosa c'è dalla centrale. E direi che possiamo andare e iniziare questa giornata di lavoro. Ok, abbiamo, ragazzi, una chiamata che, sì, non è propriamente... Sì, comunque ci possiamo rispondere anche noi, quindi dobbiamo stare attenti un attimo con questa macchina. Non è che possiamo correre e volare per le strade, perché effettivamente non abbiamo... Anzi, guardate, lì c'è una volante della polizia normale. Abbiamo una chiamata perché c'è un cliente arrabbiatissimo che sta per usare o sta usando violenza fisica in un negozio effettivamente fisico. Quindi dobbiamo stare un attimo attenti e dobbiamo vedere che cosa diamine sta succedendo lì. Adesso, se riuscissimo un attimo a passare qua, ok, mettiamo i lampeggianti, ragazzi, perché veramente se no non ce la facciamo, non arriveremo mai con tutti i semafori che ci sono a Los Santos. Ok, ragazzi, ci siamo. È un negozio di vestiti, si tratta di un Poison Beast. Come si chiama? Poison Beast, mi pare. Ok, allora, attenzione, vediamo se riusciamo a fare qua un'inversione senza che nessuno si lamenti. Grazie, scusatemi, scusatemi, benissimo. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Eccoci qua, il negozio è questo. Quindi hai chiamato il polizia, chi idiota, adesso ti ammazzo, polizia, polizia. Oh, caspita, siamo qua, che cosa sta succedendo, signori? Wow, oh, oh mio Dio, ha un coltello in mano, ha un coltello in mano. Prendiamo il taser, ragazzi, prendiamo il taser. Fermo, 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 fermo. Oh, mamma, signore, oh, cavolo, non posso fare niente dentro questo negozio. Signore, signore, oh, caspita, fermo, fermo, dove sei? Non posso avere armi, non posso, non avete visto, mi ha bloccato completamente. Venga con me, per favore, immediatamente. Arrestiamo subito il signore, che siamo riusciti per fortuna almeno quello ad arrestarlo. Oh, cavolo, l'ha ucciso nel frattempo. Abbiamo bisogno di backup immediato, ragazzi. Abbiamo bisogno subitissimo. Ok, abbiamo appena chiesto un'ambulanza, ragazzi, perché non sembra che si muova. Adesso vediamo perché, caspita, forse sono arrivato un secondo dopo. E con il fatto che non potevo portare armi dentro il negozio, è stata la cosa peggiore che poteva succedere, ragazzi. Portiamo fuori questo uomo, adesso cerchiamo di capire cosa è successo. È arrivata comunque un'altra volante per aiutarci qua, perché eccolo qua, andate a controllare dentro come sta il civile, il cliente, si trova dentro. Vabbè, non vai tu, ok, viene l'ambulanza, allora viene l'ambulanza. Aiutami, aiutami con quest'uomo, per favore. Un attimo solo, te lo lascio qua, ok? È dentro, andate, è dentro, bravo, è dentro. Andiamo a vedere, ragazzi, di com'è la situazione, perché saranno tutti scioccati. Anche la tizia, sì, lo so, anche la signora sarà completamente scioccata. Adesso diamo spazio per intervenire vedete, al paramedico qui della Croce Rossa. Ma cerchiamo di vedere se effettivamente sta bene oppure no. Intanto è in custodia il signore con il nostro agente, collega. Vediamo se c'è qualcosa che possono fare, perché è appena successo, magari non è ancora morto con le accoltellate, capite? Quindi magari è ancora salvabile quest'uomo. Speriamo proprio di sì, perché se lo meriterebbe, caspita. Sì. E vai, ragazzi, bene così. Grandissimo, grandissimo. Adesso immagino che debba venire con voi, immagino. Salve, signore. Sì, certo, non sta bene. Adesso andrà con, sicuramente con... per favore, mi segua un attimino. Andiamo fuori. Andiamo fuori, sta zoppicando di brutto. Ma andiamo fuori prima che se ne vada l'ambulanza. Vediamo se lo riescono a portare via, per favore. Venga con me, forza. Signore, prego. No, non vuole uscire, troppo
troppa paura. Ok, va bene, non si preoccupi, aspetti lì. Ma adesso l'ambulanza se n'è andata, dobbiamo chiedere un'altra ambulanza, non ci posso credere. Allora, vediamo che cosa sappiamo su di lui. Quindi abbiamo bisogno di fare un paio. Intanto gli togliamo il coltello, che io sinceramente non so, ecco, controlli per favore questo qua, lo controlli per bene. Vediamo che cosa trova in mezzo a tutta questa persona qua, se trova qualcosa che non va. Poi mi servono i documenti e tutte queste cose. Quindi è un uomo, Lance Crawford, è nato nel 92, non ha il permesso per avere un'arma. Abbiamo trovato un portafoglio, una multa, degli occhiali e una torcia. Quindi nulla, nulla di brutto. Credo che abbia rilasciato il coltello là dentro. Fagli un paio di controlli, fagli anche il controllo per l'arco e le droghe, mentre io vedo se riesco a parlare con questa vittima. Allora, intanto quello sta succedendo là, ragazzi. Adesso puoi darmi un documento giusto per segnare tutto quello che c'è da segnare, perché lei è la persona, insomma, la vittima qui. Max Norento. Max Norento, nato nel 91. Ok, benissimo. Quindi mi dispiace, ma le devo chiedere per favore se un'ambulanza, se non le dispiace andare in ospedale con un'ambulanza. Mi serve dentro il Poison Beast di Las Lagunas Boulevard, per favore, immediatamente un'ambulanza, grazie. Bene, adesso è un'ambulanza appositamente per lui, che lo porta, insomma, in ospedale. Però per il resto posso farle qualche domanda nel frattempo che arriva. Ad esempio, non so se conosceva quell'uomo oppure... Non si preoccupi, vada pure con loro, vada con l'ambulanza, la prego. E intanto finiamo con quest'uomo, ragazzi. Vediamo un po'. È stato controllato? Non ho visto se aveva alcol o droghe o cose del genere, ma lo sanno sicuramente loro. Fagli anche il test per la droga, per favore. Intanto vedete che stanno portando con la barella via, ovviamente, il civile, la vittima qua. Vediamo che cosa ci sanno dire. Negativo a tutto. Io non so, ha avuto un lapsus di rabbia e ovviamente adesso lo dobbiamo portare via con un trasporto della polizia. Vorrei giusto fargli delle domande. Che cosa stai facendo, ad esempio? Preferisco non rispondere, ma... non so che cosa dirvi, ragazzi, quindi sinceramente portiamolo via. Facciamolo portare da un trasporto e basta. Benissimo. Bene, ragazzi, questa è una effettivamente chiamata che si è risolta nel modo corretto. Quindi adesso viene portato via, vedete, dal mio compagno. E per il resto, niente, non abbiamo altro da fare. La signora è a posto, il coltello l'abbiamo già preso, abbiamo preso tutto. Togliamo i lampeggianti e continuiamo il nostro lavoro. Ottimo, ragazzi, questa chiamata è esclusiva per Instagram. Quindi se non mi seguite ancora su Instagram, andate qua sotto e cliccate su segui. Dovreste vedere il video in prima pagina, proprio su questa parte di chiamate di LSPDFR, che le vedrete solo lì. Se invece già mi seguite, andate su Instagram che trovate questo video qua. Una rissa da bar, abbiamo una rissa da bar al Tequila là, ovviamente a West Vinewood, e ci sono dei sospetti che potrebbero essere armati. Quindi io, dato che sono in borghese, userò la carta del non sono assolutamente un poliziotto, però attenzione, perché ho il distintivo che dovrei nascondermi quello, ma in ogni caso vediamo se riusciamo a fare una roba del genere. Intanto comunque andiamo a vedere com'è la situazione. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al Tequila là e vedo che ci sono delle persone fuori dal Tequila là, ma sinceramente non vedo grossi problemi, grosso movimento o grosse risse. Adesso aspettiamo che venga verde, così parcheggiamo lì davanti e cerchiamo di capire la situazione. Mio Dio, stava per mettere sotto quel civile a piedi, che però è passato con il rosso. Signorina, lei è passata con il rosso ed è ripassata con il rosso, non ha imparato assolutamente niente. Adesso la mette sotto pure quello, guardate, li sta suonando. Dai, dai, che caspita. Guardate se non sta per ripassare una terza volta ancora, ci sta pensando la gente, vi giuro. Soprattutto qua, West Vinewood è pazza. La gente veramente è... Penso ci sia droghe o cose del genere, perché non è possibile che uno faccia così. Passi tutto il giorno a passare la strada, non è possibile. Oh, adesso per una volta è passata con il verde, ma noi ancora verde non ce l'abbiamo. Questi potrebbero essersi anche uccisi, che noi non possiamo andare perché non è verde. Incredibile. Ok, benissimo. Allora, vediamo un po', ragazzi, com'è la situazione qua. Sembrerebbe che la rissa si trovi dentro o dietro. No, dentro il bar. Ok, quindi parcheggiamo esattamente qui, ragazzi, e vediamo un secondo dentro il club. Tequila là, vediamo com'è la situazione qua dentro. Ok, allora, vediamo un po' se riusciamo a vedere qualcosa, ma mi sembra che non ci sia nulla di che qua, ragazzi, sinceramente. Mi sembra che la rissa si sia ben risolta, forse tutto il tempo che ci è voluto. Vediamo di sopra, che credo ci sia anche una parte di sopra qui. Wow, 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 eccola, ecco, oh mio Dio, fermo! Ancora, fermo, fermati, fermati, ti ho beccato, fermo, polizia, alt, polizia, fermo, no, ehi, 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 fermati anche tu! Oh, oddio, fermo, fermo dove sei, alza, alza le mani, bravissimo, a terra, lascia quella bottiglia, ok. Bene, arrestiamolo, ragazzi, arrestiamo il sospetto. Sentite, il cuore a mille mi è arrivato con questa schicchera di adrenalina qui. Ok, benissimo, codice 4, si è triplicato il sospetto, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo. Si è sestuplicato, quintuplicato, quartuplicato. Non so bene cosa stia succedendo, ma ce ne sono 4 dello stesso personaggio qui. Si sta continuando a moltiplicare. Adesso io non vorrei che magari c'era qualche droga nell'aria. Mi hanno spruzzato qualcosa, non ne ho la più pallida idea, ma questo almeno lo portiamo fuori da qua. Scusi, signore, scusi. Non vedo altre persone comunque che
che stanno facendo casini, quindi... Ok, bene, eccolo qua, ragazzi. Allora, vediamo un po' che cosa vogliamo fare con te, eh? Innanzitutto, no, non mettiamolo nella nostra macchina, che la nostra macchina... Allora, lasciamolo qua, ragazzi. Allora, amico mio, vediamo se c'è qualcosa su di te. Antonio Santana, già il nome, già il nome... del 66 non ha nulla di che, quindi sembrerebbe essere un uomo pacifico. Facciamolo aspettare un attimo qua, per favore. Siediti per terra nel frattempo, aspetta un secondo. Bravissimo, mettiti lì un secondo a calmarti la tua rabbia spietata. E io intanto faccio un controllo su Antonio Santana nel computer della polizia, che mi dà una lista molto, ma molto più dettagliata di tutto ciò che succede con quest'uomo. Se solamente si aprisse il computer della polizia, mi farebbe decisamente un favore. Non si vuole aprire. Si è buggato il sistema, ragazzi, si è buggato, non ci posso credere. Non ci posso credere che io vado così in classici sistemi di stato che non si aprono nemmeno. Oh, si è aperto magicamente. Allora, Antonio Santana, chissà chi è Antonio Armstrong, non ho idea. Antonio Santana, vediamo un po', nessun arresto, niente di niente. Sentite, sapete cosa, magari era un po' ubriaco. Quindi, ragazzi, semplicemente, scusate che non vedo più il gioco praticamente, ma lasciamolo andare quest'uomo, perché a sto punto lasciamolo andare e basta, ok? Quindi alzati un attimo, per favore. Benissimo. E ovviamente noi lo lasciamo andare a piedi. Vattene via, smolla tutte le cose che hai. E non usare mai più coltelli in vita tua, ok? Se non per tagliare la carne, le verdure, quella roba lì. Non la carne umana. Bene, ragazzi, devo riavviare il gioco, come vedete. Ma insomma, sì, riavviamo e poi ci siamo. Ok, ragazzi, perfetto, abbiamo risposto a un'altra chiamata. Una nuova chiamata si trova qua, Vanwood Hills. E sembra che ci sia una cosa abbastanza grave, ragazzi, che sta succedendo. Un'auto di gang che sta passando. Attenzione, non vogliamo farci effettivamente identificare subito. Sta passando qua sulle colline di Vinewood. Non abbiamo proprio l'auto più veloce, magari per un tipo di inseguimento del genere, ma sembra che siano anche armati. Ed eccoli qua, ragazzi, li vedo. Quindi vediamo di avvicinarci come se fossimo dei tranquilli e classici civili. Hanno attivato le sirene, ragazzi, attiviamolo anche noi. Attenzione, siamo all'inseguimento di una auto grigia, un'auto di grigia sportiva vecchia. Adesso non riesco a vedere bene né la targa né l'identificativo del veicolo, non so neanche che modello sia, sinceramente, un modello davvero strano. Siamo all'inseguimento sulle colline di Vinewood Hills assieme alla polizia di stato, ragazzi, ai nostri colleghi. Cerchiamo di fermarlo e chiediamo naturalmente backup. Abbiamo bisogno di backup, sta correndo come un pazzo sulle colline. Attenzione, perché ha appena preso un cordolo della strada. Sembrerebbe essere, non capisco se è una Sabre GT o un'altra auto del genere. Sicuramente voi nei commenti sapreste aiutarmi di brutto, ragazzi, su che tipo di modello sia. Ma vediamo, avviciniamoci talmente tanto. Eccolo, wow, colpito. L'ho colpito, l'ho tamponato completamente, ma non sembra aver scalfito per niente la macchina. Non sembra aver dato alcunissimo danno al veicolo. Quindi tiriamo fuori la pistola, perché qua, ragazzi, si tratta di persone armate, si tratta di una gang. Ma noi siamo qua nelle colline delle ville più importanti della città, quindi non vogliamo fare danni a niente e nessuno. Se troviamo un momento dove non ci siano auto, civili o abitazioni, magari possiamo anche sparare, tipo in questo momento qua, ragazzi. Attenzione, ah, caspita. Oh, l'ho rischiata qua con un civile. È andato a sbattere contro un'altra persona e contro anche, per di più. Attenzione, colpito, è andato a sbattere. Incidente, mettiamoci dietro, incidente. Non riesce più a andare da nessuna parte, fermi. Mani in alto. Benissimo. Ah, che caspita, ragazzi, questa è stata un'ottima chiamata, un ottimo inseguimento. Arrestiamo il sospetto, l'altro è rimasto ancora dentro l'auto. Non so perché la nostra poliziotta laggiù non stia facendo niente. Era una poliziotta comunque, caspiterina, pensate un po'. Una bravissima poliziotta che si è saputo destreggiare qua nelle colline di Los Santos. E anche tu fermati, per favore, sei in arresto anche tu. Intanto dammi un documento, per favore. Le mani stanno tremando, ovviamente, perché con quello che è successo è del 2000, solo del 2000. Parker Crow è solo del 2000. Arrestiamo questo Parker Crow. Vediamo anche ovviamente il nostro compagno, e ci sono dei segni di, come si dice, ago sul braccio inferiore di quest'uomo del 2000, ragazzi. Vediamo se ha qualche cosa addosso, e anche ovviamente testiamolo per la droga. Dobbiamo naturalmente chiudere le strade qua, quindi fatemi anche chiudere le strade con la radio della polizia. È positivo alla cocaina, quindi pensate un po', questo del 2000, ragazzi, ha solo 22 anni ed è veramente incredibile la situazione. Allora, facciamo anche un bel controllo per vedere se ha attivamente in questo momento droga o armi o altre cose, effettivamente, dato che fa parte di una gang. Vediamo, abbiamo chiuso la strada, quindi insomma abbiamo trovato uno zippo e abbiamo trovato una multa, un ticket, insomma, per lui. Ma niente di che, sinceramente. Quindi, a parte il fatto che è drogato, non vedo grandi cose per il passeggero. Vediamo invece per il guidatore che cosa sa dirci invece lui. Allora, facciamo controllare dalla centrale. Comunque, come vedete, ha un ventolina sul collo. È di Madison, è dell'83, quindi molto, ma molto più vecchio
del passeggero. Tutto valido, non sta succedendo niente. Sinceramente non mi lasciano parlare queste sirene. Vediamo se lui ha qualcosa nelle tasche, perché ragazzi stava effettivamente, cioè è stato contraddistinto come gang, quindi voglio capire perché la centrale ci ha dato una chiamata di una gang. Comunque abbiamo trovato un coltellino di quelli da manico, delle carte tutte arrotolate, un pacchetto di sigarette, delle pillole e un bong con, indovinate un po', della polvere bianca. Quindi per fortuna quello non è minorenne, ma siamo lì quasi. Però si capisce che è stato lui a fornire la droga a questo ragazzo, insomma. Quindi il ragazzo lo lasciamo assolutamente andare, perché non aveva nulla che poteva essere, insomma, non aveva nulla di che. Quindi intanto gli togliamo le manette sicuramente, nonostante sia impaurito, abbia il palmo della mano sudato e tutte queste cose, ma non possiamo fare nulla con lui. Mentre invece il suo compagno qua finirà decisamente male, quindi chiediamo un trasporto per il sospetto. Segniamo tutto ragazzi, tutto quello che c'è da segnare lo segniamo. Controlliamo la macchina, controlliamo tutto, vedete, insieme alla nostra poliziotta adesso, che sì, ovviamente vedrà di, ecco, arrestare quest'uomo. Non so se ne sta andando a piedi sinceramente, ma ecco, sta venendo a prenderselo. Perfetto, allora controlli tu anche il veicolo e tutto quanto. Sì, ottimo, ottimo, bene. Allora ragazzi, adesso togliamo le sirene qua, aspettiamo che, ecco, si tolga un po' di mezzo la poliziotta, che adesso si porta via il nostro sospetto. Segniamo un po' tutto per favore, grazie. Allora, Eddie Madison, possesso di cocaina e possesso di pillole. Ecco fatto ragazzi, benissimo, fatto tutto, segnato tutto, possiamo anche andarcene da qua sinceramente. Bene, allora ottimo ragazzi, vediamo se c'è qualche altra chiamata. Ragazzi, mi sa che dobbiamo tornare sulle Vinewood Hills, perché c'è un sospetto di una Kia Domingo di vediamo un attimo, ha registrata Kia Domingo, pensavo fosse il nome dell'auto, è una Asea di targa 07 Nug, e il conducente sembrerebbe essere ubriaco. Quindi attenzione, utilizziamo le sirene in questo caso e i lampeggianti e cerchiamo di fermare quest'uomo. Sta prendendo sempre più distanza da noi. Ho capito che non è un'auto molto potente questa Polo della polizia, ma sta facendo la stessa strada di quelli di prima. Sinceramente vediamo se lo riusciamo a bloccare nello stesso modo di prima, che quello era un inseguimento bene, bene o male perfetto. Quindi eccoci qua ragazzi. Ok, dovrebbe essere vicino. Abbiamo detto che si tratta di una Zea, ed eccola qua, grigia completamente. Vediamo, gli stiamo dietro, controlliamo se effettivamente è ubriaco o meno. Mi sembra che guidi abbastanza bene, sicuramente meglio di me, ma facciamo comunque uno stop di questa persona. Vediamo, cerchiamo di capire quanto ubriaco è. Intanto gli abbiamo appena segnalato di fermarsi, non so se si fida, dato che non siamo una vera auto della polizia proprio così, ma ok, perfetto. Beh, in realtà si è fermato. Controlliamo un attimo la targa ragazzi, vediamo se abbiamo bisogno di backup oppure no. 07 Nug 025 07 Nug 025. Kian Domingo intanto non è stato mai arrestato, però è stato fermato per un parabrezza rotto e per aver già guidato sotto l'influenza di qualcosa. Quindi attenzione, attenzione, assicurazione non ce l'ha, proprio non ce l'ha, non è neanche stato, proprio non ce l'ha. Quindi ci sono un bel po' di motivi per cui dobbiamo fermarlo, ma se non è ubriaco, nulla di che, solo l'assicurazione. Quindi cerchiamo di... è andato a sbattere contro una siepe, io non vorrei dirvelo, ma è andato a sbattere contro una siepe. Allora fermiamoci, vediamo di interagire con lui, vediamo se riusciamo a vedere anche qualcosina. Beh, non mi sembra che ci sia nulla da segnalare, a parte che è vestito completamente da festa, con questi occhiali da festa, ma ce li ho anch'io. Non ho controllato, ho controllato bene, ma non ho visto nulla di illegale a primo acchitto. Lo vedete, c'è anche scritto. Allora vediamo se mi può dare per favore tutti i documenti. Oh, sento un forte odore di alcol sinceramente per venire da dentro il veicolo. Mi ha dato adesso i documenti con la registrazione ed effettivamente va tutto bene e scade a settembre, e però mi rifiuta di darmi prova di assicurazione perché giustamente non ce l'ha. Quindi per questo motivo non mi sta insomma. Vediamo un attimo, intanto gli facciamo fare un test. Togli le chiavi, soffia qua dentro, vediamo se sei ubriaco oppure no, perché sento un forte odore di alcol e sei ubriaco oltre il limite legale, vecchio. Ed è già la seconda volta che ti becchiamo ubriaco oltre il limite legale. Hai capito? Tu sai che ti verrà tolta la patente, vero? Sai che succederà un casino. Adesso scendi per favore dal veicolo che... wow! Ehi! No, 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 ehi, fermo! Fermo! Mannaggia la miseria! Fermo dove sei! Scendi dal veicolo! Ti è andata male! Ti è andata male! Fermo dove sei, scendi dal veicolo! Ti è andata assolutamente male! Sono arrivati anche i carabinieri! Giù! Giù, 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 giù. A terra sono arrivati anche i carabinieri. Che bomber i carabinieri, che bomber. Che bomber che sono, fantastici ragazzi, li adoro, vi giuro.
Sono arrivati nel momento giusto. Mio Dio, ragazzi. Forte odore di alcol dall'odore che emette, insomma, dall'alito. Quindi, caspiterina. Facciamo una roba giusto per divertirci. Allora, innanzitutto ti tolgo le manette perché non sei un criminale violento. Stavi solo cercando di scappare. Ma stai qua perché le manette ci metto veramente poco a rimettertele, capito? Ho capito che sei ubriaco, ti vedo gli occhi, che sei veramente messo male. Ma capiscimi e capisci qual è questa situazione. Allora, voglio farti fare un giochetto. Stai su un piede solo, vediamo se ce la fai, per favore. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Wow, tieni meglio l'alcol di quello che immaginavo, amico mio. Lo tieni meglio, è passato il test, incredibile. Insomma, sappiamo che è ubriaco, quindi giusto per darci un'idea di che tipo di persona è questa, ecco. Allora, hai capito, la tua patente è stata ritirata, quindi non potrai più utilizzare il veicolo. Il veicolo viene sequestrato, dovrai rifare di nuovo il test, ok? E dovrai anche presentarti a fare dei corsi per gestire l'alcol e l'abuso di alcol, ok? Adesso ti chiamo un taxi al telefono così ti viene a prendere lui e ti riporta a casa o dovunque tu debba andare. Quindi tutto il resto ovviamente è sequestrato, quindi non ti preoccupare, ovviamente quando ripasserai il test ti verrà dato di nuovo tutto, ma dovrai presentarti e dichiarare che appunto la situazione è quella che è. Bene, ha capito, è scappato, ragazzi, quindi adesso vediamo un po', segniamo tutte le multe e le cose. Oh, caspita, carabinieri non sono stati proprio tanto gentili con me. Kian Domingo, vediamo, nuova citazione per lui, ragazzi, e vediamo un po'. Allora, guida sotto l'influenza, guida con la, non la patente, ma senza, eccolo qua, guida senza assicurazione, non ha presentato l'assicurazione e basta. Quindi queste tre cose qua alla fine. Ed eccole qua, ragazzi, abbiamo tutto ciò per cui è stato citato in effetti. Quindi andiamo un attimo a vedere nella corte qua Kian Domingo e vediamo che cosa è successo a quest'uomo. È stato multato $3,759 e invece Eddie Mason, che è quello che abbiamo arrestato prima, $17,929, 9 anni in prigione e 8 mesi. Acci picchia, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Detto ciò, io direi che terminiamo qua questo episodio, quindi grazie mille a tutti della visione, mi raccomando lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi per nuovi episodi sulle SpeedFR. Detto ciò, in descrizione c'è il mio Instagram dove pubblico ogni mercoledì un contenuto esclusivo per Instagram di LSpeedFR, quindi andate su Instagram qua sotto che c'è anche qua, e detto ciò, grazie mille, arrivederci.